Da quanto insegna e cosa insegna qui a San Marco? Dal 1998 e ho sempre insegnato fisica e matematica. Allora, insegno dal 2001, quindi 14-15 anni, e insegno matematica. Qual è stato il suo percorso di studi? Diploma di liceo scientifico e poi laurea in fisica. Ho fatto liceo scientifico Giordano Bruno e poi ho fatto l'università, ho fatto economia aziendale a Venezia, Ca' Foscari. Che lavoro voleva fare da ragazza? Due in particolare, primo il veterinario, secondo il fisico. Da ragazzo, non sapevo cosa fare, forse come voi, forse il mantenuto volevo fare da grande. Se potesse tornare indietro nel tempo, farebbe la stessa scelta? Sì, assolutamente. E di insegnare a San Marco? Sì, assolutamente sì. Sì, confermo. Ci parli di un suo hobby? Uno in particolare, mi piace moltissimo camminare in montagna. Quel poco tempo che mi rimane lo dedico alla corsa, mi piace andare a correre, una volta facevo le maratone, so che qualcuno non ci crede, però sì, quando ho tempo vado a correre, anche la domenica mattina presto, sì sì. Come ha conosciuto il direttore del CFP? Alberto è il marito di una mia collega, ex collega e amica. Credo che ci siamo incontrati ad un pranzo. Ah, Cellini. La Cellini l'ho conosciuta qua a San Marco, quando sono venuto a lavorare, lei era già qua che lavorava, penso lavorasse con Don Bosco lei, perché è da un bel po' che è qua, sì. Cosa pensa del direttore del CFP? È molto in gamba, ha tantissime idee, quando questioniamo o litighiamo poi facciamo subito pace, e il bello è che dove non arrivo io arriva lui e viceversa. Penso che è una persona fantastica e penso che sia veramente giovane dentro. Immagini di avere qui il direttore del CFP, che cosa gli direbbe? Oh, finalmente ti si arriva a casa, non ti vedo mai, mi sei mancato. Ciao nonnina, io le direi ciao nonnina, è la mia nonna preferita. Un ragazzo fa suonare l'allarme antincendio facendo evacuare tutto San Marco. Arrivano i pompieri, si scopre che si tratta di un falso allarme, il ragazzo viene scoperto e mandato da lei in ufficio. Che cosa gli direbbe? Sospeso. Gli do fuoco, visto che sono i pompieri gli do direttamente fuoco. Sì, sì, farei così. Passeggiando per il cortile, vedo un ragazzo fare bungee jumping dal tetto del San Marco. Cosa farebbe? Gli direi, cavolo che bravo che sei, e dopo mi appenderei alla fase di discesa, probabilmente taglierei l'elastico e poi non dico. Allungherei di 50 centimetri la sua corda e poi sto a guardare.